Grazie per la presentazione, forse qualcosa l'avrei dovuto un po' più limitare, ma ad ognuno quello di rimanere nel suo. E la cosa, io ho visto un po' il tema, chiedo scusa perché chi mi è venuto a prendere, ringrazio vivamente, e ho cercato subito di tastare il polso perché l'ho interrogato, abituato 25 anni a insegnare all'orientale. Quindi in fondo erano domande che venivano dall'alto, di chi non sa nulla, ma ogni sua parola per me era preziosissima perché quando un uomo parla, sempre la sua parola è un'immagine e quindi creava immagini dentro di me e ha cercato indirettamente, e lo ha fatto in una maniera meravigliosa, devo dire, no? Mi ha dato la possibilità di più o meno, non per mancanza sua, ma per mancanza mia, ma mi ha dato la possibilità più o meno di comprendere che cosa è stato detto ed è stato affrontato durante questi giorni. Quando parlo di che cosa è stato affrontato, significa soprattutto le esigenze, le movenze dello spirito, i desiderata, i progetti, che cosa di fatto in concreto c'è oggi e si avverte come bisogno. Quindi non come un'operazione intellettuale di che cosa è stato detto, ma che cosa nella pentola, che cosa c'è. Ecco, è su questo che ho cercato un po' di muovermi e di comprendere. Ora, leggendo bene proprio il titolo della potenzialità della produzione didattica, di questa tavola rotonda, ma poi in fondo di questi 2 giorni, ecco, adesso prendevo nota di questo. Il primo aspetto è quello della scuola che è venuto fuori. Ora, per la scuola io ho da fare 2 piccole osservazioni. Capisco che tutto sommato quello che sto dicendo è quasi ex cattedra, ma spero che non lo sia. Tanto più che non potrà essere così. In avvenire, quando prenderete voi parola, mi pungolerete ed io dirò quello che penso con molta onestà, con molta semplicità e con il grande vantaggio di non essermi preparato prima e quindi di avere proprio la immediatezza di quello che penso sul dato. Ecco, la prima riflessione che io faccio sulla scuola è in effetti questa. Parlo sempre di esperienza. 2 sono le realtà fondamentali che oggi si avvertono come bisogno della scuola. Parlo in campo internazionale, nel senso di esperienza internazionale, non ultima quella che ho fatto nel mese di aprile per la cooperazione tra l'Italia e i paesi del Latino America, e sono andato a fare un corso ai direttori dei musei dello Stato dell'Uruguay, più alla struttura dello Stato, con delle borse di studio che venivano tutti da quelli del Mercosur. Il Mercosur corrisponderebbe per il sud dell'America a quello che è per noi l'Europa, insomma, ecco, in base a questo. E quindi il contatto con queste persone, d'altronde io Latino America l'ho tratto dal tempo di Videla, pensate, sono arrivato un anno prima lì e mi sono vissuto anche il golpe e sono partito 6 mesi dopo. Quindi ho un laboratorio che mi va dal 65 in poi, quindi ho la possibilità. Poi d'altronde conosco un po' l'Oriente perché io mi sono formato all'orientale, 25 anni di insegnamento all'orientale, quindi tutta la fascia dei paesi slavi, quindi ce li ho sempre tra alunni e docenze, ho questo contatto. Quindi l'esperienza che io posso comunicarvi in riferimento a questo, la premessa non era per raccontare di me, è per avere la credibilità di quello che dico e non altro, come esperienza, è questa. Oggi c'è proprio bisogno di umanesimo. Quindi una scuola oggi, per quanto debba essere tecnica e tecnologica in funzione di una produzione economica e quindi in funzione di un'economia, perché la sensibilità dell'uomo contemporaneo sta e si muove sulla economia, di fatto la economia deve entrare nella dimensione dell'umano. Quello che sta scoppiando oggi non è l'economia, è l'uomo. Perciò va male l'economia. Il male economico è il risultato del male umano. Perciò le scuole non possono non essere umanistiche,
nel momento stesso in cui si fa alta tecnologia, alta specializzazione, nel momento nel quale soprattutto si specializzi, che non esca fuori il mostro di un uomo che è specialista e non è uomo, nel senso che alla fine capisce soltanto come la macchina la battitura. Quindi noi abbiamo oggi persone che stanno anche nelle cattedre, ma hanno, come i malati mentali, un'idea fissa, non capiscono altro. E riducono l'universo, che è molteplice nelle sue espressioni, a quella battitura del suo cervello. Abbiamo bisogno del recupero umano. Io sono uno di quelli che ha preparato la Carta Europea Regione e Cultura, ci ho lavorato 6 anni, la Carta di Lione, ci ho lavorato 6 anni. E proprio un anno prima che uscisse quella carta, che ebbe dei problemi, perché le carte in Europa si preparano in 5 anni, furono 6 perché doveva rinascere, perché in quel momento c'era il grosso problema in Russia. E quindi le identità. Allora, per prudenza, si pensava di farlo rinascere questo progetto per guadagnare altri 5 anni. Poi all'improvviso uscì a Lione. E proprio lì, in effetti, io non ero assolutamente d'accordo, ma era il prezzo politico da pagare, perché oggi è molto alto il prezzo politico. Io chiedo scusa, sembra che venga prima la politica, poi venga l'umanesimo, la tecnologia, l'economia e tutto il resto. Quasi che quello sia il presupposto della creazione dell'attività dell'uomo, anziché essere il risultato di quello che è l'uomo, che poi fa polis, e cioè praticamente gestisce la città. C'è un ante che è eticamente, moralmente precedente a tutta l'operazione. E allora, proprio per questo, io costituì un istituto l'anno prima che si chiama Umanesimo e Territori, perché i territori sono più veri e più validi della regione. La regione è un fatto politico, il territorio è un fatto di identità. Il territorio corrisponde a un DNA storico che ha futuro, la regione è un'espressione, diciamo, storica, recente, politica, e ha possibilità di diventare diversa anche nella sua estensione geografica e quindi nell'accoglienza degli uomini. Ora parlo io dunque di umanesimo e di territorio come per dire dunque che la scuola prima di tutto deve avere il primato dell'uomo. E secondo, io non parlerei più di scuola, ma parlerei di scuole, dove se c'è il fondo dell'umanesimo per tutti, quel plurale mi dice le differenze territoriali. E quindi dice la molteplicità dell'espressione che fa ricchezza. Perché con la globalizzazione noi andiamo verso il totalitarismo. Le scuole, il plurale, fa non l'uniformismo, ma fa l'unità, cioè la molteplicità che rende uno. Sono i gravissimi problemi nei quali oggi noi ci troviamo. La scuola non può non essere territoriale. Nel momento stesso nel quale la scuola ha quell'umanesimo che è il fondo di tutte le scuole. Quindi la singolarità nella molteplicità. Così io penso che si possa parlare di scuola, per cui i beni culturali, in questo caso i beni architettonici, sono espressioni che nella storia dell'arte noi diremmo scuola rumena, scuola bulgara, scuola italiana, le scuole. Di fatto poi hanno tutto un umanesimo di fondo. Ed ecco dunque che le scuole devono essere territoriali e devono avere il supporto della base scuola che è umanesimo. La seconda riflessione che vorrei fare, scusate se qualche volta posso apparire provocatore, ma io di anima non lo sono. Può darsi che la onestà e la semplicità può sembrare una provocazione nei nostri giorni, ma questo torna piuttosto all'onore di essere un uomo di strada, anziché un uomo creato e fatto all'esterno. Meglio essere creati dall'interno. Ora, il secondo aspetto è che di fatto, da quello che io ho capito, no? Da questo convegno, ma è giusto, è normale. Insomma, tutto questo è per un prodotto. Si va a scuola per produrre.
E quindi qui nascono i problemi proprio della produzione in quanto tale e nascono gli interessi. Questi interessi giustamente sono specifici a seconda di quelli che stanno nella ricerca scientifica in quanto tale, e quindi le docenze, di quelli che devono portare il prodotto sul piano della qualità della vita dell'uomo. E quindi significa l'attività operativa, e quindi l'economia, e quindi il sociale. Guardate che nel sociale io metto la istruzione. Il Papa ha detto una cosa straordinaria qualche anno fa. La dignità dell'uomo dipende anche dalla sua qualità di cultura. Si porge fuori nella misura in cui si possiede dentro una luminosità che è la cultura. L'uomo è schiavo perché non ha conoscenza. È terribile se le scuole facessero dei macchinari dove a 40 anni il manager è già spacciato perché il giovane di 24 anni è più attrezzato e della macchina più nuova. Oggi abbiamo la crisi dei manager quarantenni e non si sa che fare di questi quarantenni, che erano 110 e lode quando sono usciti, superati dal ventenne che è l'ultimo prodotto, l'uomo uguale macchina. E quindi si scarta. Ecco dunque che il tema della produzione significa è ancora questa bivalenza uomo e qualità del lavoro, qualità dell'applicazione. Beh, tutto questo secondo me dovrebbe portare oggi, se possibile, no, a un progetto che sia concreto, di natura concreta. Quindi tirar fuori un documento, secondo me, significa tirar fuori una progettualità possibile, una progettualità che nasce con questi fondamenti, il fondamento dell'uomo, il fondamento della sua produzione, il fondamento di una civitas. L'antichità lo ha risolto così, in una maniera molto spirituale e religiosa, che io non intendo imporre agli altri, è il mio pensiero. Però è anche storia. Coloro che costruivano la città terrestre avevano negli occhi la Gerusalemme celeste, un'altra città. Quindi costruivano la città presente avendo ben chiaro la luminosa città celeste, che è Gerusalemme. E quindi le leggi di lì erano tentate di essere vissute nello spirito personale e collettivo qui. E quindi la giustizia, la verità, la qualità della vita dell'uomo, che significano le due realtà, comunque filosoficamente, psicologicamente, antropologicamente, e ci mettete tutti mente che voi volete, con le discipline moderne, è sempre un composto di una realtà materiale deperibile e di un'altra realtà che è forte, che grida, che è lo spirito. E il benessere dell'uno e del benessere dell'altro che è nell'unità dell'uomo, che fa l'uomo contento e fa la civiltà meravigliosa. Ancora oggi girate l'Italia e i beni culturali hanno questo sapore, hanno questo spirito, uno spirito dove la presenza dell'aldilà ha fatto meravigliose le città ed è da credere che anche l'uomo era meraviglioso, anche perché se sulla tavola, per possibilità le più diverse e storiche e concrete nell'evoluzione dell'umano, poteva avere un pezzo di pane, era ancora capace di sorridere. Oggi, di fronte a un pollo farcito, si sta ancora a litigare con chi è accanto. Io ho finito, adesso parlate voi e provocatemi. Basta.